penso, scusami. Grazie, Spandi. Quanto hai venduto? Una media, una buona media. Naturalmente spero di venderle tutte. Spero di venderle tutte, naturalmente. Luca, grazie per i sub, intorno a barbare, paratiro. Sì, eravamo qua. Hai portato allo sfascio un'auto abbandonata. Ci ho pensato e ho fatto 2+2. Eravamo qui. Merda. Perché? Secondo te, Chris? Cristo, Travis. Sono ancora qui. Sei pazzo. Beppe, grazie per il 10, mentre ancora male, palatino. Sei stato. È lui, è un licantropo. Ha detto hai morso uno di loro. È un licantropo. Lo dico a me. Ringrazia il cielo che non fosse argento. Che piani hai? Non puoi trattenerli a vita. Ci sto lavorando. Se avessi fatto il tuo lavoro, non sarebbero stati al campo quella sera, lo sai. Quindi loro sono tutti babau. Se lo facessi, sareste tutti in prigione. Ci hai mai pensato? Sono stati Bobby e Caleb, lo so. Gli escursionisti e quel cazzo di giornalista. So, Travis, che cosa facciamo adesso? Intanto portatemi un po' di friskies, che i croccantini li voglio freschi. Squadra. Merda. Nel mio ufficio. Non parliamone qui. Max. Max. Che c'è? Travis, il poliziotto, era là fuori che parlava. Beh? Sono ancora tutti vivi. Con Chris Hackett. Ci è venuto a prendere? Sì. No. È il licantropo, Max. Chris Hackett è quello che ti ha morso laggiù nella cantina. Oh, cazzo, ma... chi l'avrebbe detto? Beh, in dobbiamo ammazzare lui. C'era, ovvio. Lo dici ora. Ha perfettamente senso. Per questo l'auto di Chris era alla baita quella sera. Laspri, grazie per il 10, mi sono fatto male, paratino. Ecco perché ci ha seguito. E perché non ha ucciso il licantropo in cantina. È il suo cazzo di fratello, è tutto così ovvio. Ma se è Chris che mi ha morso, allora... dobbiamo farlo fuori. Sì, è la nostra cura. La nostra salvezza. Cristo, ora pensiamo la stessa cosa. Domani usciremo da qui. Non è telepatia, è logico. Toglierò Travis la pistola e ucciderò Chris Hackett. Così ti voglio, ragazza. Bella incazzata. Dai, che cazzo. Ehi, aiuto. Ne serve aiuto. Laura. Laura, tutto ok? Ti ha fatto all'occhio il fratello licantropato. Ma ha dato una manata. Che diavolo ha? Laura! Non ce la fai, non ce la fai! Non ce la fai così! Ma è leso sto qua. Ah ah ah! Giù le mani! Dammi le chiavi. Non devi farlo. Dispiaciuta, non ho scelta. Intransigente, silenzio. Intransigente, silenzio. Silenzio! Sta zitto, chiavi. Supplica, spara a Travis. Mi scoccio a spararlo. Supplica. Dai. Ti prego, vorrei non doverti sparare. Mi scoccio a sparargli, perché alla fine lui non è stato cattivo con noi. Però noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Ok. Ok. Cazzo. Ma sì, come fai a prenderle? Devi tenere la pistola indietro. Devi tenere la pistola indietro. No,
non mi scoccio a sparargli. Lui è sempre stato gentile con noi fino alla fine. Non è che ci ha trattato male. Però dobbiamo andare a ammazzare il tutor. Non me l'aspettavo da te. Sì, invece sì. Dai, andiamo. Ho più palle di te, baby. Laura, ti prego, pensaci bene. Cos'è? Lo sberlo? Non sei tanto forte. Prenditi un po' di tempo. Pensa a cosa hai fatto. Ti scusi? Scusiamoci. Mi spiace. Faceva il bulla, tu mi hai fatto lo sberle. Tanto fino alla prossima luna piena non dovresti entrare in calore, quindi dovrebbe essere a posto fino alla prossima luna. Che cosa ci serve? Argento. Proiettili d'argento. Devono essere qui in giro. Andiamo dall'orefice. Che c'è? Ho sentito qualcuno. C'è qualcosa qui? Non lo sento ancora. Secondo me è la strega di Hackett Squarry. Viene da dietro la porta. Loro ci hanno fatto questo. Uccidili tutti. Stai calma, zia Madonna, quanta aggressività. Piano, piano. No, tutti vivi ancora. Io sparo, se viene fuori un'anziana stronza, io sparo, lo dico. È un fucile quello? Non c'è nessuno. Ma che cazzo? È un fucile quello. Li crea lui. Che roba è? Cartucce da fucile. Riempite d'argento. Buono! Quindi il mese scorso era a caccia. Beh, direi che ormai non gli servono più. Ehi, sai ora cosa siamo? Liberi. Posso sparargli in testa? Ansiosa solo quando Chris sarà morto, rassicurante. Puoi dirlo forte. Puoi dirlo forte. Nessuno ci riderà questi due mesi, ma è bello. Siamo a un passo dal tornare a casa. Quando in canile, sarà? Se non facciamo qualcosa. Stanotte. Andiamo ad Hackett Squarry a uccidere Chris Hackett. Perché c'è il fermo immagine? Ah, ok. Alessandro, grazie per gli 8, ben trovato, normale, palatino. La vecchia? Andiamo dalla vecchia? No. E così sono arrivata qui, al campo. Ho lasciato Max sull'isola. Mi sembrava fosse il posto migliore, con tutta quell'acqua intorno. Ah, quindi anche il fratello è ancora vivo. È tutto. Questa è la mia storia. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta. L'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è andato lì a cercare Emma e non è ancora tornato. E nemmeno lei. Cazzo vuoi che ti dica? Oh, merda. Ah, stai a vedere che il fratello si era chiuso da solo nello scantinato per non rompere il cazzo a nessuno. E Emma l'ha liberato perché è una testa di cazzo. Perché Emma è deficiente. Sicuro, sicuro proprio. Il fratello era quello nello scantinato e si è messo lui da solo per non ammazzare nessuno. Ma l'idiota l'ha liberato. Onesta, non erano lì, era rassicurante. Credo che stiano bene, credo che stiano bene. Beh, se non sono andati in giro a ficcare il naso dove non dovevano, staranno bene. Invece sì, perché sono deficienti. Ficcare il naso dove non devo
E il secondo nome di Jacob, Cristo. Sì, fidanzato. Vabbè, ho capito, ho sbagliato. Dopo che ci siamo visti in piscina, fidanzato, dopo che ho sparato a Chris, sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. Sembra la musica di Piero Angela, che cazzo. No, non è il fidanzato, è il padre. Non avete seguito la storia, vedi? È il padre, non avete seguito la storia. È che è Dorian Gray il padre, quindi... Non avete capito che si è fatto fare un quadro che invecchia al posto suo? Ragazzi, non avete seguito la storia. Non avete visto che c'era anche Duke Nukem? Ma proprio non avete seguito un cazzo da quando ho iniziato, eh? Lei... è un Horcrux di Voldemort. Non l'avete ancora capito? Ma raga, bisogna svegliarsi qua, eh? Questi sono giochi... gioco per gente sveglia, raga, dai, su! Quel fucile a pompa di legno non è un fucile, è una bacchetta. Max. E infatti il fratello era lì sopra. Max. Paura che parte il quick time event. Max. Ma salve, mio piccolo chihuahua in calore. Alessandro, grazie per il tramite, trovo per male, Valentino. Ho capito che è tuo fratello, però se t'ammazza bisogna farlo fuori, eh. Non è che possiamo essere compassionevoli. Va bene, è tuo fratello, però se rompe il cazzo bisogna spararli in bocca, eh. Che potenza, accelerato! Ma perché poi sto gioco i licantropi hanno tutti la lopeccia che non hanno peli? No, no, è il fratello, fidatevi. Loro vengono dall'Alabama a fare l'incesto. No, è il fratello, sono... è fratello e fidanzato. Vengono dall'Alabama, quindi non avete seguito che niente. Quello che ha ucciso non era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. La cosa a cui ho sparato non era una ragazza. A meno che, forse, non sia tornata normale dopo che le ho sparato. Eccolo, come detto mentre io. Ero sull'isola. Aspetta, però... come mai Max non ti ha uccisa lì? Siamo cascati di sotto. Mostra il morso, nascondi il morso. Mostra il morso. Ci ha provato. Sono scappata. Deve finire qui. Cosa pensi di fare? Non abbiamo molto pigiamino. Tempo. Salve. Guarda, guarda. Quindi abbiamo un nuovo ospite. Lei è la proprietaria del canile. Ti piace il mio odore? Forza, dammi un morso. Andiamo. Ali per culo! Imbecille d'un animale! Idiota d'un animale! Lei è quella che gestisce il canile! No, no, lasciatemi! Cazzo, mollatemi subito! Lasciatemi! No, no.
implorante, minaccioso. Ma chi chiamo la polizia implorante? Vi prego, liberatemi, ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi rispondete? Volete dei soldi? Sì, mio padre ha molti soldi! Una marea! Beh, non proprio, ma può procurarseli, forse! Vi prego! Lasciatemi andare, vi prego! Mi dispiace tanto! Oh, Cristo santo! Gabriel, grazie per il momento, però male, patino! Adesso gli fanno ciò slam nella gabbia? E fanno due, Bobby. Scorreggiato, vieni. Ehi! Ehi! Ehi, dove andate? Ehi! Ehi! Ma perché tutte le luci sono rosse? Sembra un privé di una sala pornografica. È tutto rosso. Che cazzo! Che merda! Troppo con la lopecia anche qua. Occhio che sono elettrificate. Occhio che sono elettrificate. Questi sono i licantropi più strani che abbia mai visto comunque. Quello cattunato, secondo me, è Max, il padre, fratello, fidanzato di Sagat con la parrucca. Ciao, baby. Che ratto impiccione che sei! Perché ficchi il naso dove non dovresti? Fatti i cazzi tuoi. Non credere a tutto ciò che senti. No, quelli sono i complottisti, non io. Comunque, eccoci di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Guardi, guardi! Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro. Io alla guida di un'auto, ma... In controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte. Valorosi, ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri. Funebri. Ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ecco la stessa domanda di sempre. Mi permetti di mostrarti di più? Sì, ma dopo mi fai due lasagne perché lei è una nonnina e le nonne devono fare le lasagne ai nipotini. Non si è visto un cazzo, cioè. Mi vedrai ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Speriamo. Io ti aspetterò. Fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente. Alla prossima, signora. Sembra un piacere. In bocca al lupo il capitolo. Meno male che non combattiamo contro balene mannare, sennò in culo alla balena era un problema. Dov'è Chris Hackett? Zitta! Wow, grazie. Ragazzi, ha ammazzato Kaylee! Ma ne abbiamo già parlato! Prepotente, ho detto zitta, titubante. Caitlin, che faccio? Caitlin, che faccio? No, wow, guardati, tu sì che sei un vero leader. Chiudi il becco! Ah, no, io qui non mi mischio. È tutta tua, bello. Ma pensa a quello che è successo stanotte. Non dico altro. Tutto per una filastrocca, curioso. Hai sentito una donna? Aspetta, hai sentito piangere una donna? Mentre fuggivi? Sì. Cosa sai? Ancora quella storia di fantasmi, Caitlin? Non c'entrano i fantasmi. Si tratta di mostri, sono veri. E voi ci siete dentro. Ma Vagvnn! Quel braccialetto. L'hai comprato ai cinesi a un euro? Aggressivo, ti sparo. Sospettoso, che fai?
Che cosa fai? Provo ad aiutarvi. Nel peggiore dei casi, con questo almeno ci si può difendere. Ah, perché è d'argento. Può ucciderli. Davvero? Sì. E come faccio se è Nick? Come ho detto, nel peggiore dei casi. Ryan, abbassa quel coso prima di fare danni. Su. Allora, dove vive Chris Hackett? Quando non è al campo, intendo. Beh, ovvio. Prudente, perché dovrei saperlo? Perché dovrei saperlo? Perché voi siete i tutor, no? E siete stati qui 2 mesi. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Io partirei non da quella casa inquietante oltre il bosco. Oh, sta zitto! Dai! Cosa? Sarcastico, perché devi per forza ucciderlo? Compassionevole, sarcastico. È assurda l'idea di non ucciderlo. Povera Lala, mi sto già sforzando di non uccidere te. Cosa? Senti, quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che amano. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici nel bosco. Mi sono scordato di lo stesso. Ho appena finito di mangiare un pezzo di lasagna a mezzanotte. Okay. Avvicinatevi di più a buonanotte. Ryan, usciamo da qui. Non c'è più tempo. Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Chris Hackett. Vengo con te. Cosa? Me lo dicono spesso i ragazzi. Stavo per dirlo. Beh, ottima scelta. Amichevole, Chris non c'entra niente. Ti dimostrerò che Chris Hackett non c'entra niente con questo. Ci ha detto lui di rimanere al chiuso stanotte, al sicuro. Chi se ne frega? Chi se ne frega tu? Finiscila. Bene, fai come diavolo ti pare. L'hai visto con Nick? È stato morso. Nala, quando si trasforma, diventa un tricheco, non diventa tutto bene. Un gatto mannaro. L'auto della polizia è rubata. Dov'è? In fondo al lago. Perché? Era un'auto della polizia rubata. Provate a sistemare il furgone. Trovate un posto sicuro. Quanto ti rimane? Un'ora o due. Non lo so. Non sembra una scienza esatta. Allora sbrighiamoci. Ah, perché lei si trasforma nella notte stessa. Ah, minchia. Ah, minchia, si trasforma nella notte stessa. Aperol, Aperol. È la strada giusta? Io non mi fido del tizio, è molto strano. Sì. Credi o sei certo? Per chi mi hai preso? Per una guida? Madonna, ma quanto sei acido, minchia. Sospettosa, non mi convinci. Indiscreta, sei mai stato qui? Indiscreta, sei mai stato qui? Scusami, ci sei mai stato prima? Ecco, no. No. Seriamente? Ne so tanto quanto te. Bugia. Te lo fai dar nel culo da Chris Hackett, eh? E conosci bene Chris Hackett? Mr. H? Intimamente. Come credi che sia la strada giusta? Quando sono arrivato al campo avevo dei problemi seri e Mr. H mi ha aiutato. È un bravo uomo. Tu non lo conosci? Non sai niente di lui. Ok, ok, cazzo. Che lecchino. Tu dici le perché bugie. Perché fai così? Ragionevole, non si conosce mai davvero qualcuno. Senti... Ciao Andrea, volevo dirti che per sbaglio mi è esploso dell'attacco e mi è andato a finire in occhio e ho dovuto tenere una benda il giorno dopo. Sono andato al pronto soccorso, devo mettere il collirio 3 volte al giorno e da lunedì basta collirio, non vedo. Per aiutare i bambini. Ah, Palatino, se quello che ti ha detto bisogna farlo. Mi spiace, grazie per l'euro. Sai cosa devo fare, no? Lo so, ma prima vorrei parlarci. Se non c'è altro modo. Sì, gli puoi dire addio, tenergli la manina e dargli un bacino della buonanotte, se proprio lo desideri. È licantrofilo.
io riempio. Eccola, casa Hackett. È una fortezza, che è? Madonna santa, sembra la casa... Quindi vive in una casa di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, descrizione accurata. Ci vive sua madre, credo. Mai stato, ma... Se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare. Sembra la casa dei cosi, di quelli di Resident Evil 7. Ok, ma come ci entriamo? Che intendi? Come entriamo nella casa? Come noi entrare in casa? Tenta nell'articolo introduttivo nella casa. Questa è una bella domanda. Forse non si può. Come non si può? Da che parte stai? Lo capisco, è tuo amico, compassionevole. Senti, capisco che Chris sia tuo amico. Se ci fosse un altro modo, io te lo direi. Possiamo sparare a lui, così facciamo prima? Sì. Laura, Chris è un brav'uomo. Qui non si tratta di buoni o cattivi, Ryan. Ma come fai a non avere dubbi? Se adesso do ascolto alla coscienza e mi faccio frenare dai dubbi, sarà molto peggio per tutti. Credimi, se hai un'alternativa, io ti ascolto. Dimmi la tua alternativa omeopatica di merda, naturopata delle mie balle. Dove stai andando? Il tempo stringe, ricordi. Deve esserci un'altra via d'accesso. Ah, oh, curiamo i licantropi coi fiori di Mozart. Ti ho preso. Sto per cedere. Spostatevi! Oh. Potevate spostarvi, avete avuto 2 secondi buoni per muovere le gambe. Oh, cazzo! Stai bene? Laura! Comincia a avere l'idrofobia. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. Oh mio Dio, Laura! Laura! Oh mio Dio, Gesù, Laura! Gesù, Maria e tutti i santi! Amputiamo! Aspetta un po'. Ma che fai? Calma, guarda. Ah, è vero! Fattore rigenerante! Ottimo! Che occhi grandi che hai, nonna. Questo l'ho detto già io l'altra volta. Non ci credo. Porco Dio! Ho di nuovo la profondità. I miei occhi sono gialli. Definisci gialli? Cazzo. Ci rimane poco tempo. Gialli? Che cazzo vuol dire definisci gialli? Definisci gialli? Gialli? Ma questo è rincoglionito proprio. Potevamo portarci qualcuno di più, di meno rincoglionito, sto qua? Cioè... Definisci gialli? Blu? I 7 nani lavorano qui? Questi risalgono ai tempi della cava. Ma dai. Nessuno viene qui da anni. Gialli tendente al giallo. Vai a vedere se per caso trovo la carta da briscola, che la vecchia gli manca il 4 di denari. Cerchiamo per... Hai sentito? A lei. Chi? La strega di Hackett's Quarry. Forse vuole scacciarci. Ma sei rincoglionito completamente. O guidarci. Sono tornati blu i miei occhi, meno male. Oh, cazzo spingi. Sono tutti vivi, sono tutti vivi per ora. Sono stato bravo, sono riuscito a mantenerli tutti quanti in vita. L'avranno sentito. Fattore sorpresa, no, andato a puttane. Questo posto non è per nulla a norma. Beh, se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, direi che è perfetto. Dai, forza, muoviamoci. Ciao. Attento, Cristo.
Dai, fammi trovare il 2 di coppe, dai, che devo dare le carte alla vecchia. Gli amanti. I copulanti. Vediamo cosa mi dice la vecchia dopo. Ma che razza di posto è? Oh, cazzo. Quanta felicità gli è saltata in groppa. Mi è venuta un'improvvisa voglia di hamburger. Pensavo dicesse: mi è venuta un'improvvisa voglia di cazzo. Oh beh, può anche succedere, sai, voglio dire. Sei inquietante. Vabbè, ti stai per trasformare, ci sta voglia d'hamburger. Anch'io voglio d'hamburger, tra l'altro. Un bel paninazzo. Mica, non oso immaginare se io diventassi un licantropo. Già ho voglia di carne di base. Se ne fossi un licantropo, mi sbrano tutta la Rodaus, proprio tutto il marchio. Oh, cavolo, è alto. Wow. Stai calmo, sembra che stai orgasmando, Gigio. Tutto che voglio l'hamburger, non la salsiccia. Tu credi che qui con noi ci possa realmente essere qualcos'altro? O è così o questo posto non è abbandonato come pensavamo. Quale sguardo tutto sbilenco. Scende parecchio. Constatiamo l'ovvio continuamente. Oh, e se uno è già dentro? Hai ritrovato il senso dell'umorismo? Prima deve venire e poi esce fuori. Insomma, che tipo sei? Che vuoi dire? Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi se diventasse un licantropo, Danny, gli animali questo? Da fattoria si estinguerebbero. Non era quello che intendevo. E in quale rientri? Paziente, non era quello che intendevo. Sai che non intendevo questo. Vengo qui da anni e vedo questo posto come una seconda casa, sai? Almeno lo era. E la tua amica, Caitlin, si chiama così? Mi sembra presa da te. Già, lei ha una piccola cotta per me e anche Dylan. A tutti. Ah, modestia il tuo secondo nome, Ryan. No, non mi sto vantando, è di dominio pubblico. Non provano neanche a nasconderlo. E a te, invece, chi è che piace di più? Non lo so. Mi piaci tu, piccola. Nessuno? Di qua, c'è una luce. Mi piaci tu, baby. Adoro le ragazze che quando arriva la luna piena esplodono. Puoi sempre rimanere qui, come vuoi. Qualcuno mangia molti spinaci. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? Carta! La ruota della fortuna! Adesso arriva Iva Zanicchi. Piri 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 pi. Interessante. Piri 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 pi 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 piri piri. Questa, per chi non lo sapesse, era la sigla della ruota della fortuna. Poi dopo questa è arrivata. Gira la ruota. Yeah yeah! Gira la ruota. Oh yeah! E da casa puoi giocare anche tu. Se tu giochi ti diverti di più. Piri piri pi. Attenta, schegge. Grazie, sto bene. Ci siamo imbucati alla festa.
Alcol del proibizionismo. Qui contrabbandavano rum. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. Beh, potresti rivenderlo. È ancora buono. Buono? Direi vintage. Beh, se lo rivendi i soldi le fai. I Hackett erano contrabbandieri. Ci sta. Avranno iniziato quando ha chiuso la cava. Forza, torniamo al presente. Ah, quello che è il prezzo giusto. Ma c'era la ruota anche lì. C'era la ruota anche, ok, il prezzo è giusto comunque. C'era lo stesso la ruota a girare. Dici che ci siamo? Non saprei, mi sono completamente perso. Anch'io. Sfondiamo. Entriamo alla bruttazza. Andiamo. Ah, così? Oh, Madonna Santa. Piano! Sennò poi arriva anche la mamma che ti urla di non sbattere. Rum invecchiato 100 anni, se lo vendessero farebbero i soldoni, eh? Che diavolo è successo? No, Emma sta bene, ancora viva. Ale Guido, grazie per i tre, ben trovato al palatino. Onesta, colpa mia, onesta. Un po' colpa mia, ho avuto uno scambio con uno del posto. Cazzo, Caitlin, è tutto distrutto. Dovresti vedere lui. Come staranno Emma e Jacob? Credo bene, spero. Non andiamo a cercarli? Aiutarli? Per me la cosa migliore, la più responsabile, è cercare aiuto. Già. E poi torneremo per loro. E Nick? E Nick. E ma dov'è Abo? Non mi ricordo mica più. Fermo. Che c'è? C'è qualcosa dentro. Non lo so. Sai com'è? Meno che i furgoni non si muovano da soli. Io... Jacob! Emma! Sì, sono nel furgone a trombare. Ma stanno... Apro la porta. No! Io non lo farei. Ma no! Non aprire la porta! Ma non ti avvicinare così che... Non aprire! Che cazzo di paura! Dio scannatore di maiali in un macello svedese! Che cazzo! Mi ha accecato! Mi ha accecato! Ehi, siamo noi! Cazzo! Brucia! Brucia! Mi dispiace. Dylan, mi spiace, scusami, cazzo, non pensavo fosse così. Dylan, pure! Non è al peperoncino. Che? Okay. Deodorante. Ma questa è deficiente completamente. Cioè, ti ha profumato le reti, cioè, dal massimo, non è ho che... Ho trovato soltanto quello. Ma questo è scemo, cioè. Gli ha sparato del Chanel numero 5 in faccia e fa tutta sta scena. Rinchiusi alla stazione di polizia. Assurdo, eh? Per tutta l'estate, mentre ce la spassavamo alla grande... Senza sapere. Cavoli. Ok. Puoi ripararlo? No. Mi mancano dei pezzi. Tipo la spazzola rotante. C'è un deposito qui vicino. Quindi puoi ripararlo? Beh, non te lo prometto. Proviamo. Questa Peppe, grazie per i 5. Mi trovo a barbare, palatino. Mi sembra un po' azzardato. Proviamo, facciamo un tentativo. Che cazzo. Incoraggiante, mi serve il tuo aiuto. Dylan, e dai. Su, mi servi. Servi a tutti. Sei il clown del gruppo, Dylan. Sei il più scemo di tutti. Tu fai sentire gli altri meglio. Va bene. Ok. Ancora una volta, Dylan affronta un pericolo mortale per i suoi amici del lavoro. Sì.
Sì. E noi che cosa dovremmo fare? Ok, va bene il furgone, ma non è esattamente Fornox. Beh, c'è una cantina sotto la baita. Lì sarete al sicuro per un po'. Ok. Abby, vieni con me. Auguri. In cantina. Nel basamento. Bella la borraccia. C'è il mio merch, palatino. Se vai sotto le info del canale, trovi la mia foto, trovi il merch a fianco a Level Up, clicchi e c'è il mio merch che puoi comprare. Magliette, borraccia e cappello. Perché Emma non è trasformata? Perché nessuno l'ha morsa o graffiata. Molto semplice. Li ho salvati tutti. Con chi pensi di avere a che fare qua? Porte automatiche. Buono. Cos'è stato? Eh? Cos'è stato? Oh, niente. Abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. Siamo al seminterrato della casa degli Hackett. Silenzio. Tu fa silenzio. Se vuoi prenderti la Level Up, c'è il 30% di codice sconto col codice Andrea Del. Se vuoi provarla, il momento giusto è questo. Di qua, forza. Dura ancora due giorni il codice del 30%. Carta! L'imperatore. Ne abbiamo trovato un bel po' di carte, eh? Cavolo, poverino. Che testa aveva? Di cazzo. Chi è Bobby? Sì, ho trovato tre ca... Attento! Tutto ok. Sì, non cascare di culo sulla purea di mirtilli. Ah, qua c'è quel pirla di Max. No, di coso lì, di... Viene da lì sopra. Di Nick. Jacob! Ah no, di Jacob, come cazzo si chiama? Ehi, sono Ryan. Cristo, che ti hanno fatto? Non fa niente. Franco, grazie per la... Sa, è venuto la parola male, palatino. Apri la gabbia. Fermo, Ryan, no. Quale gabbia stava aprendo? Quale gabbia stava aprendo? Ma cosa è scemo nel cervello? Ma stava aprendo la gabbia del lupo mannaro! La sua! Ma la sua era davanti! Ma era davanti la sua! Ma che piglia per il culo? Cristo, ma che diavolo gli fate laggiù? Non è niente, li teniamo al sicuro come abbiamo provato a fare per tutta la notte. Ho capito, sono collegate, ma che cazzo vuol dire? Sono collegate. C'è un tuo amico ingabbiato lì, ma davanti c'hai un coccodrillo, un cane con la rabbia e un leone. E tu dici, ma sì, apriamole tutte, così libero l'amico, poi moriremo, ma almeno è libero. Ma che ragionamento è? Ricky, grazie per la sub, benvenuto alla barbare, palatino. Cos'è stato? Non è divertente. Zitti. Porca troia. Ok, devi tirarmi fuori. Come? Ti prego. È elettrificata. Ascolta, c'è un pannello laggiù nell'angolo. Con gli interruttori, ok? Ho visto questo tizio. Quello del bosco. Che lo usava. Tu sei pazzo. Io non tolgo l'elettricità a sta cosa. Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Ma... Kaylee... è morta. No,
Sì. La stanno portando qui. E lei è morta? No. Sapevi che il sì, gioco so preferito che Gesù era testa o croce? Stronzata, grazie per il tuo aromatino. Che rotella, ma non può morire quando è in quello stato. Proiettile d'argento. È morta, ma... No. Sì. Dannazione. No. Ma no. No, no. Non mia nipote. La mia unica nipote. La mia Kaylee. La mia piccola Kaylee. Stupido pezzo di merda. La mia piccola Kaylee. Maledetto. Oh, signor. Che gli hai fatto? Ma che cazzo c'entra lui? Signor, ma che cazzo? Cioè, ma perché cosa ha fatto lui, poverino? Ti hanno morso. Ma è pazza? In teoria no. Fermi Laura? Sì. Ferma. Ferma! Ferma, ferma. È lui! Aspetta. Pensaci! Aspetta. Perché lo chiuderebbero in gabbia? Aspetta. E allora chi diavolo? Chi diavolo? Ragioniamo un attimo, lei aspetta! Sa cosa fare. Hai già sbagliato una volta, potrebbe essere Nick. Aspetta un attimo! Sentite, ok? Hanno detto che avevano già preso due di noi. O qualcosa così. Chiunque sia, non uscirà da qui. Ricorda? Aspetta. Niente più errori. È promesso. Sì. Aspetta un attimo, ragioniamo un attimo. Andiamo con logica, non farla passare. Sul serio, dai. Com'è che avevano un proiettile d'argento? Era mio, era. L'hanno rubato. Me l'hanno preso. Tu, razza di idiota. Ma. Tu, lurido pezzo di merda schifoso. Oh, signora. Va via, sparisci. Signore, che cazzo c'è? Sono vicini. Allora, intanto, vabbè, lui, diamogli una mano, poverino. Okay. Però pensiamo al sistema con calma. Guidami. Ok, allora, ora devi aprire la mia porta. E quella porta. Ok, ma è elettrificata. Ma di certo non quella. Fino a qui, grazie. Grazie, detective. Ehi, fanculo, ti sto aiutando. No, fanculo, tu, io sto aiutando. Taci. Ok, c'è un pannello su quel muro laggiù, una scatola più o meno. Usa gli interruttori per isolare le gabbie. Ok. Ok, resta qui. Ok. Mirica, grazie per noi, ben trovato per Romano, palatino. 5 e 3, li ho visti i numeri, 5 e 3. Allora, innanzitutto il 3. Come faccio a scegliere, scusa? Come faccio a scegliere? Ah, 3, ok, innanzitutto il 3. Poi, però scusa, lui è 5, come faccio? Lui è 5, come faccio? Ah, beh, aspetta! Spero di non star facendo una stronzata. Sì, così! Grande! E non sbagliare ora! Ho capito, zio, un attimo! Lei che... No, continua, come abbandona. Posso farcela, posso farcela. Concentrati, bravo, così. Allora, in teoria... Ok. Oh mamma, sei inguardabile. Grazie, cavolo. Era la somma dei numeri. Tutti gli altri? Jake. Emma non c'era. Non so dove sia. Dovresti raggiungerli. Attento. Ho sudato tantissimo. Non ero sicuro un cazzo che fosse la somma dei numeri. Ho sudato tantissimo. La mia... Dio, non la mia nipotina. La mia Kaylee. La mia Kaylee. Ma
Quindi tu hai tenuto quegli stramaledetti Tutor nella tua cazzo di prigione per 2 mesi interi, giusto? E ora vieni a dirmi che invece di ficcare un proiettile in ognuna di quelle luride testoline di cazzo, ma signora, ma tu hai dato loro i tuoi proiettili d'argento e loro hanno ucciso la mia Kaylee, è questo che intendi? Basta spargimenti di sangue, l'hai detto tu. Oh mio Dio, non conta più niente ormai. Ma se fossi stato io o Bobby. Non me sarebbe fregato un cazzo, voi fate schifo, io voglio i figli, io volevo mia nipote. Allora? Era la tua famiglia. Un bravo ragazzo protegge la famiglia. Signora, lei non è Vin Diesel. E tu non lo sei. Potessi tornare indietro, lo farei in un secondo, ma non posso. Ma dove guarda? Io non riesco a capire perché non hai sistemato il problema quando avresti potuto. Sistemato il problema? Ma ti senti? Sì che mi sento, sono vecchia ma non sono sorda. Solo un po'. Sono un poliziotto. Oh, quindi ora sarei cieca, coglione. Sono cieca. Vai in giro con quel distintivo come se valesse milioni. Ce l'hai solo perché Hank è morto in quel rogo di zingari. Ma... Niente ma! Non provarci. Ora siediti, ti prego. Non darmi ordini. Ti prego. E non andare in giro credendo di essere migliore degli altri, perché non lo sei. Per favore, siediti. Non dirmi cosa fare, tu, pezzo di merda. Ma che sta cattiveria? Sì. Sì. Cos'era? Cos'era? Sì. Ryan, via! Ma... manda giù Bobby. Scusa, ho un fucile. Posso sparare una vecchia? Beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Insomma, ho un fucile a pompa in mano. Che cazzo? Beauty is inside her. Ma scusa, ho un fucile. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Want to love you when the lights turn down. Siamo nella merda. Want to touch you when the sun goes down. Sun goes down. Quindi non avevamo il fucile, scusate. Mi sono perso dei pezzi in tutto ciò. Salve, mon amour! Rieccoti, ti sono mancata. Quasi quanto l'acido lattico ai coglioni. Spero che tu mi abbia portato altre carte. Hai voglia. Diamo un'occhiata, ti va? Gli amanti. C'è armonia nel dissapore, portata alla luce soltanto da scintille di passione. Il sangue scorre dal cuore. Quasi lo assapori. E assaporarlo potrebbe salvare la vita di qualcuno. Ma che lei sniffa però, c'è questo nome. La ruota della fortuna. Ottima. Dopotutto, la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. Ma va bene, signora. L'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Contro il patriarcato. Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro. Falli sanguinare. Lascia che si facciano a pezzi. Mica, femminista, femminista e anarchica. Beh, dettagli? Vedi di più, ovvio. Allora scegli il possibile futuro che ti interessa. E osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Amanti, imperatore o la ruota della fortuna?
Boh, diamanti. Vai, hai ancora gnam tempo. Gnam. Sii prudente, sii molto prudente. Gnam gnam. Ci sei mai stata? Al deposito? No, ho visto il cartello venendo al campo. Perché non seguire, tipo, la strada principale? Perché non è questa? Noi siamo qui, sul terreno degli Hackett. La strada è quasi a 2 chilometri di là. Scusa, com'è che io so tutto e tu invece no? No, tu non sei un cazzo. Quindi dovremmo farci un'ora a piedi fino alla strada e poi almeno altre 3 o 4 ore per raggiungere qualcosa? Sì. Cos'è stato? Andiamo avanti. Ok. Il fucile ce l'abbiamo. Insomma, Ryan è l'ora, eh? Oddio. Curioso, credi sia scattato qualcosa? Credi che sia scattato qualcosa? Sì, un'erezione della Madonna. Sì, ma non so se erano scintille di rabbia o di eccitazione. Ma chi se ne frega? Senza dubbio, di eccitazione. Ma lei non ha già il ragazzo? Sì, ma Ryan è Ryan. Ryan è Ryan. Un'ingroppatina Ryan. Beh, non la cambia poco. Mai. Ora che è partito all'avventura con la bella Miss Mistero, che speranze abbiamo? Curioso, abbiamo perso un'occasione. Ma chi se ne frega? Ma quando al falò eravamo in 3 stasera, mi sbaglio, stava per succedere qualcosa. Forse il prossimo anno, no? Beh, sempre se superiamo questo. Non parliamo di ship e di crash. Importa poco ormai. Almeno sappiamo qual è il suo tipo. Coraggioso, eroico, benda sull'occhio. No, quello è passato. Un pirata. Magari gli piace essere abbordato. Calma, è un sensore. Tutto ok. Almeno credo. Ehi, lo steampunk è tornato. Dai, di qua. Ah, qui stiamo. Andiamo a cercare sto cazzo di spazzola lì del culo. Là. Ah, siamo tornati. Siamo chiusi dentro. Quindi che facciamo? Beh, penso potremmo metterci comode. Ci versiamo un cocktail, accendiamo la TV, no? Infastidita, bestemmia, curiosa. Come fai a essere sempre positiva? Curiosa, siamo così. Come fai a essere sempre così positiva? Ah, perché con... Schizofrenia in stadio avanzato. Mi a chiedermelo. Parlavo di sicurezza di sé, non di quello che stai facendo ora. Non lo so, penso che non mi piaccia vedere le persone tristi. Capito, signorina, che cazzo vuol dire? Cioè, amichevole, curiosa, per questo fai video amichevole. Ma per favore. Cosa? Amichevole. È davvero così che vedi i tuoi follower? Un branco di depressi che aspettano te per tirarsi su? Ah, ho detto wow. Amichevole, questo non è amichevole. Attacca me, ma risparmia ai miei follower, le mie emanazioni. Ti prego, trova un nome migliore. Sì, devo farlo. Beh, fanculo a stanotte, eh? Già. Forza, voglio che lo ripeti. Fanculo a stanotte, fanculo fino a domattina. Sì, ragazza, dai, cazzo! Molto interessante questo spezzone di interazione adolescenziale. Mettimi giù! Ah, siamo tornati... Piano, ma...
Mettimi giù, brutta strega! Ti spacco la testa! Ma io non avevo un fucile, scusami! Stronza! Vogliamo calmarci un secondo? Non puoi sparare al buio, cara. Zia, ho un fucile a pompa. Siamo in una stanza di 2 metri quadri. Cioè, se io letteralmente sparassi a caso, prenderei tutti in questa stanza. Cioè, signora, capisco che lei comincia a essere un po' rincoglionita, io dico. Presa. Signora, è sicura? Le spara una mano, convinta lei. Pagherai per la morte di Kaylee. Dammi il fucile, Giulia, vecchia di merda! Cazzo di mani! Dammi il fucile, vecchia! Posso dire la verità, sta molto meglio così, signora. Devo dire che le ha dato questo lifting le ha dato sicuramente un tocco in più di sex appeal. Però meno che non sia d'argento, si rimargina, perché la vecchia sarà un lupo. Fermatevi, basta! Constance... Ma che cazzo succede qui? Rispondi. Non è un lupo la vecchia. Rispondi. Cara, ti prego. Rispondi. 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 È morta. Eccolo, Bobby. Mamma è morta. Beh, non è che abbiamo perso niente, voglio dire. Tu... Basta, basta proteggere gli altri. Travis. Altro che Matrix. Ma lui che ha fatto, poverino? Ma scusa, ma... Ma poverino, ma lui che ha fatto di male? Ma... Dove vai? Ho capito, ma... Cazzo! Non toglierlo, non toglierlo, lascialo lì. Non toglierlo, lascialo lì. Ok, non va bene. No, 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 mai togliere un corpo contundente da dentro un corpo, pazzo. No, no, mai toglierlo. Ehi, pazzo, ti dissangui. Lascialo lì, fa anche da ornamento, è carino, ci puoi appoggiare il braccio quando sei stanco, è comodo, è comodo. Lascia fare, che comodo, lo tieni là, ci appoggi il braccio quando hai male al braccio e via. Se ha infezioni se le era già prese comunque. Piace lui tranquillo, c'è un coltello nel fianco lì. Molto interessante, questa foto è fatta molto bene. Bello, oro massiccio 24 carati. Un'ottima elaborazione artigianale, devo dire. Cioè, ma che cazzo? Cioè, ma scusa. Lettera di Kaylee. Dipende se ti ha preso un polmone, non lo so. No, la nonnina ha deciso di farsi un lifting molto particolare. Gli ho fatto un'iniezione di pallottole al botulino in faccia. Cerchiamo la carta, tanto stai benissimo, dai.
No! Che cazzo pensavi che ci fosse in un secchio sotto al letto, scusa? Sta arrivando Membo Kid. Blocca la porta e nasconditi. Quello che cazzo blocchi? Quello peserà 200 tonnellate. Sotto al letto e nell'armadio. Nell'armadio. Di solito si guarda sempre più sotto al letto che nell'armadio. Un letto così alto, uno viene subito in mente come entro oggi. Ma che fai? Ma dove vai? Ma scusa, è lì? Ah, per fortuna che è buggato, meno male, dai. È vicino, ci sono quasi. Passo. Fortuna che questo si muove con la stessa velocità del Nemesis. Non puoi nasconderti in casa mia, stronzo! E invece sì, ora giochiamo a nascondino! Tu conti, io mi nascondo! Sei tu lo stronzo! Per puntualizzare... Abbiamo ancora il fucile, bionda? No, direi di no, perfetto. Nasconditi, scappa. Boh, scappa? Quello è l'unico scemo che abbiamo in casa. Gli altri mi sembrano un po' più furbi. Gli altri, secondo me, sono un po' più furbi. Nascondersi nella loro stessa casa non so quanto sia un'idea brillante. Ah, così siamo... Suoniamo! No, sto scherzando, zia. No, sto scherzando, zia. No, ferma. Ma che suoni? No, ma che suono? Ma che sei scema? Ma che suono? Mi stanno cercando e metto a fare la quinta sinfonia, cioè, suoni. Quelli mi stanno cercando, io mi siedo. Ah! Dun, 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 dun. Ma che cazzo, beh? Entrano, spalanco la porta e io... Mozart! Cioè... Ci sono orsi qui? E ora passeremo a Perlisa di Beethoven. Io sto cercando, come sempre, le cartazze da briscolazze, perché una purtroppo l'ho dimenticata, però... Sticaz. Ah, tutto l'albero...
L'albero genealogico. Amelia Grant, che dovrebbe essere quella che è la vecchia a cui abbiamo sparato. Ah no. No, c'è scritto un 1973. Saghe? Ah, già visto. Accendiamo la TV, ci vediamo una puntata di Friends. C'è niente qua che dopo. Ma che cazzo devo fare? Non c'è niente qua. Hai mai lodato il sole, puttana? Quadro elettrico. Eccoti qui. Ha una brutta raucedine, io glielo dico. Adesso basta giocare, ragazzina. Provaci, brutto Zio, sono un... A meno che non sia d'argento. Va bene, forse non ho abbastanza argento per ucciderti. Ma scommetto il cazzo che posso farti soffrire. No, non lo scommetta, che lei è abbastanza vecchio. Sinistra, giusto per capire. Fammi indovinare, il prossimo quick time event è sinistra. Madonna, Rambo. Attacca, scappa. No, scappa. Non abbiamo tempo per giocare, scappa. La tua posizione? Non abbiamo tempo per giocare. Scappa, non rimanere ferma. Scusate, devo fare un controllo, scusatemi. Allora. Scusate, giusto. No, perché magari mi sbaglio io, scusate. Allora. Nuova scheda. Tre cani. Allora. Scappare, definizione. Perché magari mi sbaglio. Allora. Scappare, definizione dal vocabolario tre cani. Darsi alla fuga in modo rapido e precipitoso, talvolta furtivo, fuggire. Oppure, sinonimo, riuscire ad andarsene da un luogo sottraendosi a uno stato di costrizione o detenzione, evadere anche più dal carcere. Ora, questo non è scappare, questo è rimanere immobili come dei coglioni e far saltare la corrente elettrica della casa. No, perché? Se mi muoiono perché... Dove sei? Ma smette di sparare a tutti. Ehi! Fermatevi immediatamente, cazzo! Spara. Staccale la testa. A meno che non sia un proiettile molto grosso. Lo sai che ha fatto a Kaylee? E ha ucciso anche tua madre. Ferma! No, chiedo scusa, ma le... Sarà molto piacevole per te, te lo posso promettere. Ah.
perché non corre? Questo perché sta sempre immobile? Come... perché che cammina sempre a una velocità... Attento che sbatti con la protesi. Quello sfonda il muro e t'acchiappa, dai, ma easy proprio, dai, figurati, pesa 200 kg. Di nuovo. Ma c'ho l'ansia, non mettete ansia. No, dai, ti prego, devi aiutarmi. Come fate, Sergio? Devo? Sì, giuro, non lo dirò a nessuno. No, la famiglia viene prima. E non voglio problemi. Tu sei il problema. Pugnali, no, no, se ti togli il pugnale muori. Togli il pugnale muori. Prego. Tu me l'hai rubato. No! Laura! Ti hanno morsa. Prenditela con qualcuno della tua taglia. Non c'è nessuno. Travis! Laura. Oh, calma, calma. Zio, stai morendo dissanguato. Che cazzo ti è successo? Oh, beh, niente di eccezionale. Ryan! Oh, quanto è grave. Mi dispiace tanto. Zio, c'è solo un modo per salvarti. Molto grave. Più cerco di risolvere tutta questa storia, più persone soffrono. Prima Max, adesso tu. Mordilo e non rompere i coglioni con sti monologhi! Indulgente, non è colpa tua. Tu non c'entri. Non sarei dovuto venire. È troppo tardi. Avrei dovuto fermarti. Vabbè, adesso non è che... Non puoi darmi ordini. Una volta che uno è dentro, non è che... Scusa. Tranquillo. Sto morendo. Hai perso molto sangue. Ma posso farcela, vero? Sì, a trapassare sì. Aspetta. Forse potresti. Cosa? Ryan, se lasci che io ti morda. Cosa? Se lasci che io ti morda, poi ti infetterai anche tu. E di conseguenza... La ferita guarirà. Sì. Ma tu sarai anche... Problema per un'altra giornata. Sì, lo so, il lupo cattivo. Già. Problema per un'altra giornata, questo. Ryan, non ho molto tempo. Riesco bene a sentirlo che combatte per uscire. Se io ti mordo e tu guarisci, poi... Dovrò uccidere Chris. Non ucciderai Chris, ma un lupo mannaro. E sarà per salvarti la vita. E la mia. E quella di Max e dei tuoi amici. Sì, va bene. Possiamo passare al dunque. Non è per dire, ma... Farmi mordere e uccidere Chris Hackett o morire dissanguato? Praticamente, sì. Sta a te per ora.
Lo facciamo oppure no? Se me lo proponi così. Accetta, ma è ovvio, sennò muore. Fallo. Dai, veloce, bro. Ok. Assaggiami pure. Hai un po' di sale, almeno condisco un po' d'olio, dai. Entro oggi, signorina. Dai, dacci un mozzichino. No, che allontani, se no non... Ok. Buono. Dovreste iniziare a star meglio. Giulia, grazie per i set, mi trovo normale, paladina. Cazzo, sei squisito. Cazzo. Dobbiamo andare. Ci siamo. Sì, questa era la scena che ho visto negli avanti. Crunchy. Questi non buttano via nulla, eh? Allora, mi puoi dare un'idea di cosa stiamo cercando, nello specifico? Beh, sembra che a queste macchine abbiano già tolto tutto. Sono un mucchio di telai vuoti abbastanza inutili. Vabbò, non stiamo a fiscalizzare. Ok, dai. Quindi ci servono i... motori? Sì, qualcosa di intatto. Bene. Ok, e Papere, tra l'altro, vi ricordo che con Prime la sub è gratuita, c'è la level up sconto 30% ed è uscito il merch. Vabbè, mi fermo qui perché sono cotto a merda, scusate, mi stanno bruciando gli occhi. Papere, noi ci vediamo domenica, perché adesso il giorno di riposo è sabato, noi ci vediamo domenica per una nuova live alle 21, patatine, alle 21 per una nuova live, facciamo altre action e probabilmente finiamo il gioco, penso. Io vi auguro un buon sabato, patatini, fate tanta buona nanna, Papere, voglio tanto bene, vi mando un abbraccio e un bacione a tutte quante, grazie mille di tutto, Papere, voglio tanto tanto bene, patatini, fate buona nanna, Papere, ci vediamo domenica. Notte, patatini!